male, mai che ti posso ascoltare un po' di musica in pace. Ti ho sentita, sai? Dai, sbrigati che sta arrivando tuo padre e poi lo sai che ci vuole vedere a tavola tutti insieme. Che pizza, ma io non resto a cena stasera, devo uscire con Marco. Di nuovo con quel meccanico? Ma come ti sei combinata? Ma con tutto quel trucco, ma dove devi andare? Quanto sei antica. E poi Marco piace a me, quindi non rompere. Ma ti senti come parli? Ma io se avessi detto una cosa del genere a mia madre, mi avrebbe fatto una faccia così! Sì, ma quelli erano altri tempi. Svegliati, siamo nel terzo millennio. Sì, ma anche nel terzo millennio i genitori sono sempre genitori. Sì, vabbè, ma ci vediamo più tardi. Ciao! Sì, ciao, ciao. E tu non esci stasera? No. E rimani come per sempre? Sì, per sempre, finché non torna Gabriele a calcetto. Ah, ecco. È sempre con quel cellulare, sai. Lo sai che alle 8 deve venire l'avvocato. Oh, l'avvocato, ma qua non mi stressare. Se ti ho detto che sarà pronta per stasera, sarà pronta per stasera. Continua così tu, che ti troverai bene nella vita. Certo, lo so che mi troverò bene. Noi due, al di là del vento, tra paura e passione. Chiudi l'officina, che io devo andare alla processione. Tu non vieni, no? Ma che ti sei messo il vestito del matrimonio? Non c'è più religione. Quelli erano i tempi dove i figli rispettavano i padri. Tonino è in ritardo, ma è che rispetti gli appuntamenti. Un giorno di questi mi sa che lo lasci. Ma dai, non fare l'esagerata. Magari ha fatto tardi per colpa del padre. Stai proprio bene oggi. Sei bellissima. Madò, come sei galante. Mi sembri Romolo di Poveri ma Belli. Tu guardi troppi film, Angela. E lascia stare il mio ragazzo. Ehi, non fare la gelosa. Perché, sennò che fai? Che faccio? Un macello, lo sai che quando mi arrabbio... Ma che ti arrabbi? Ti ho visto che guardi le altre, sai? E se ti vedo fare lo scemo, guai a te. Fai qui? Che ci faccio io? Lui che ci fa? Lo sai che quando esci con lui, io e tua madre dobbiamo essere presenti. Ma papà, siamo in mezzo alla folla, siamo alla processione e c'è anche Don Vincenzo. Non mi interessa che c'è. Torna subito da tua madre, su. No, io voglio stare alla processione. Don Vincenzo, diteglielo voi! Cicillo, ragiona. I ragazzi non fanno niente di male. Anzi, andiamo, tu non devi fare il portatore. Don Vincenzo, non voglio che questi due mi prendano per fesso. No, non preoccuparti, vai. Dai, me, confratelli. In ordine, come? Sei arrivato. Dovevo finire quell'inferriata. Sai mio padre quanto è pesante. A proposito, tua madre cosa ha detto?
pensa che sto alla processione. Un giorno di questi ti mollo, sai. Dai, dovevo chiudere l'officina, lo sai mio padre quanto rompe, no? Ti piace questo posto? Sì, è bellissimo. Allora, dove ci va stasera? Perché non restiamo qua? Se ci dovesse vedere qualcuno. E allora? Noi due nei vicoli tra paura e possibile. Oh no, mi ci piace.